Esiste un sistema in Emilia-Romagna che toglie i minori alle famiglie? Parlare di sistema in Emilia-Romagna è difficile, come ho detto anche in conferenza stampa. Sicuramente a Bibbiano qualcosa che non va c'è. Prima di fare una valutazione definitiva dobbiamo ovviamente aspettare le valutazioni della magistratura. Gli approfondimenti che stiamo facendo in commissione vanno ad agire su quelle crepe del sistema che possono facilitare situazioni illecite. Su questo sicuramente bisogna agire, i servizi sociali vanno rivisti, vanno potenziati, va rivisto il ruolo degli assistenti sociali e le modalità con cui compilano le relazioni che poi finiscono sul Tribunale dei Minori. Questi sono i macro argomenti che stiamo affrontando assieme anche ovviamente a tutto quello che riguarda poi il lato delle famiglie affidatarie e delle comunità che accolgono i minori.